Vale a dire l'importanza con l'importanza del problema degli animali. Stare qui parlando con ustedes del problema de los animales. Che è uno dei più grandi problemi dell'umanità. Che è uno dei più grandi problemi dell'umanità. Bisogna ritrovare l'orgoglio, o trovare l'orgoglio di occuparsi degli animali. È necessario volver a descubrir el orgullo de ocuparse de los animales. Questo è stato definito uno dei più grandi problemi dell'umanità. Da un musicista come Richard Wagner in un libro contro la vivisezione. Por parte di un gran músico come lo fue Richard Wagner in un libro contro la vivisezione. E da uno studioso di giudaismo quale Paolo De Benedetti nel suo libro La Teologia. E por un studioso del giudaismo come Paolo De Benedetti. Gli animali sono parte integrante della nostra vita. Los animales son parte integrante de nuestra vida. E c'è uno studioso che anni fa parlò di biofilia. Y hay un estudioso que años atrás habló de biofilia. Si chiamava Edward Wilson. Se llamaba Edward qué? Wilson. E con questo termine si riferiva al fatto che noi amiamo. Y con ese término se refería al hecho de que nosotros tenemos. E abbiamo bisogno di tutte le forme di vita. Diferenti forme di vita e che le necessitiamo tutte. Tanto è vero che lo capiamo facilmente pensando al fatto che quando viviamo nelle città. Tan è così che quando pensiamo al hecho de que vivimos en las ciudades. Noi abbiamo bisogno di portare le altre forme di vita nelle nostre case. Nosotros tenemos la necesidad de traer otras formas de vida a nuestras casas. Per cui, per esempio, in Italia. Por lo cual, por ejemplo, en Italia. Al di là delle piante che ci teniamo in casa. Más allá de las plantas que tenemos en nuestras casas. Abbiamo un numero veramente enorme di animali d'affezione. Tenemos un numero enorme de animales de afección. Che numero che è quasi uguale a quello delle persone. Un numero che è quasi uguale al delle persone. E questo è un fenomeno che riguarda tutto il mondo occidentale. Questo è un fenomeno che concerne tutto il mondo occidentale. Questo comincia già a parlarci del fatto che non siamo sufficienti come specie. Questo nos dice che, per iniziare, non siamo autosufficienti come specie. E c'è un altro studio interessante. Y hay otro estudio muy interesante. Per cui un altro studioso che si chiama Richard Lowe. Por el cual otro estudioso que se llama Richard Lowe. Parla di deficit di natura. Habla de déficit de natura, de naturaleza. Riferendosi a un fenomeno molto diffuso, per esempio, in Cina. Con respecto a un fenomeno muy difundido, por ejemplo, en China. In cui le nuove generazioni dalle forme animali e dalla natura vivono lontano sia dagli animali che dalle altre forme las nuevas generaciones viven lejos de la naturaleza y también de las formas de vida animal. Questa lontananza y esta lejanía fa sì che diventino aggressivi, hace que se vuelvan agresivos, abbiano difficoltà di concentrazione, tengan dificultades de concentración, siano più tristi, sean tristes, depressi, deprimidos, e anche predisposti all'insuccesso nella vita, y también predispuestos a la falta de éxito en la vida. Tutto questo dimostra che evidentemente. Come dicevo prima, si parla di deficit di natura. Come decía antes, se habla de un déficit de naturaleza. La mancanza delle altre forme di vita è per noi fonte di gravi problemi. La falta de otras fuentes de vida es para nosotros causa de graves problemas. Ma sembriamo non dare importanza a questa cosa. Sin embargo, seguimos sin darle la importancia de vida. Gli animali invece sono dappertutto nelle nostre vite. Los animales, en cambio, están por todas partes en nuestras vidas.
invito a riflettere, per esempio, les invito a reflexionar, por ejemplo, sul fatto che usiamo costantemente delle metafore di origine animale. Sobre el hecho de que empleamos constantemente metáforas de origen animal. Furbo come una volpe, forte come un toro. Listo come un zorro, fuerte come un toro. Fedele come un cane. Fiel come un perro. Le figure zodiacali. Las figuras zodiacales. Contengono figure animali. Contienen figuras animales. Il calendario cinese è riferito ogni anno ad un animale diverso. El calendario chino cada año se refiere a un animal diferente. Diamo nomi di animali alle stelle. Damos nombres de animales a las estrellas, la osa menor, etc. L'asino e l'elefantino sono i simboli in America dei due partiti principali. El asno y el elefantito son los símbolos en América de los dos, en Norteamérica de los dos partidos principales. Persino le quotazioni di borsa si riferiscono all'orso e al toro. Incluso las cotizaciones en la bolsa se refieren a las osas y al toro. Le favole ci parlano di animali. Los cuentos nos hablan de animales. Potrei continuare all'infinito. Podría seguir all'infinito. Vi ricordo che i personaggi più potenti del mondo. Les recuerdo de los personajes más poderosos del mundo. Vale a dire i vari presidenti degli Stati Uniti. Es decir, los diferentes presidentes que hemos conocido de los Estados Unidos. Clinton, Bush, Obama. Si presentano con il loro gatto per quanto riguarda Clinton. Se presentavano o se presentan con su gatto por lo que corresponde a Clinton. Bush aveva un Fox Terrier. Bush tenía un Fox Terrier. Obama, sappiamo che ha regalato un cane alle sue due figlie e che questo cane ha avuto recentemente un marito o una moglie, non so. Obama, sappiamo che regalò un perro a sus hijas e che este perro recién se casò. Ecco, e tutto questo cosa ci dice? Ci dice che evidentemente... Sono cablati, si trovano in profondità grandissime del nostro inconscio. Se tratta di immagini clavate in lo hondo del nostro inconsciente. E sono presenti nelle nostre vite. E stanno presenti in nostre vite. Molto più di quanto ne siamo coscienti. Mucho más de lo que pensemos. Detto questo, quando noi parliamo di animali. Dicho eso, cuando hablamos de animales. Di solito ci riferiamo solo agli animali di affezione. Generalmente nos referimos únicamente a los animales de afección, afecto. Il cane, il gatto, tutti gli altri. El perro, el gatto, etc. Ma in realtà gli animali di affezione, anche se nel mondo occidentale sono moltissimi. Sin embargo, esta clase de animales, a pesar de que son muchísimos en el mundo occidental, son únicamente una mínima parte de quelli que ocupan la superficie terrestre. De los que ocupan la superficie terrestre. Que son invece miliardi, perché sono in cambio miles de millones. Tutti gli animali che sono destinati all'alimentazione. Todos los animales que están destinados a nuestra alimentación. Quindi, a parte noi pensiamo agli animali d'affezione e ci riteniamo loro amanti e loro difensori. De manera que cuando pensamos a los animales de afección y nos consideramos sus protectores y sus amantes. Ci dimentichiamo della violenza che compiamo nei confronti di tutti gli altri. Olvidamos la violencia que ejercemos en contra de todos los otros. Perché noi in realtà gli animali li uccidiamo per l'alimentazione. Porque nosotros en realidad los animales los matamos para comerlos. Li torturiamo nei laboratori di vivisezione. Los torturamos en los laboratorios de vivisección. Li uccidiamo per divertirci. Los matamos para divertirnos. Oppure nella cosiddetta pesca sportiva. O por ejemplo en la así llamada pesca deportiva. Li assoggettiamo
siamo al nostro potere giusto per divertirci nei circhi. Los dominamos únicamente para divertirnos en los circos. Oppure nelle sagre. O en las fiestas populares. E nei paesi spagnoli queste sagre sappiamo che sono di una particolare crudeltà. En los países de idioma español sabemos que estas fiestas populares son particularmente crueles. Quindi quello che noi abbiamo con gli animali è un rapporto di enorme crudeltà e di enorme violenza. De manera que la relación que tenemos con los animales es una relación de tremenda crueldad y tremenda violencia. È una violenza ed è una crudeltà. Es una violencia y una crueldad. Che non si limita ad essere sadica. Che non si limita unicamente al sadismo. Esatto, perché è vero che esistono persone che maltrattano volutamente gli animali. Perché è certo che esistono persone che maltrattano de manera consciente gli animali. Però questo non è il problema più grande nel nostro paese. Però in realtà non è il problema più grande. Perché il vero problema. Perché il vero problema è la violenza legalizzata. È la violenza legalizzata contro gli animali. Perché questa violenza legalizzata che passa appunto attraverso, come dicevo prima, l'alimentazione, la volontà. Perché questa violenza legalizzata che passa, come lo decía antes, attraverso la legalizzazione, attraverso l'alimentazione. È la violenza più forte e quella meno messa a fuoco. È la violenza più forte e al mismo tempo è la violenza meno focalizzata, meno intendita. Ed è messa, ed è perpetrata direttamente o indirettamente. E si lleva a cabo direttamente o indirettamente. Anche dalle persone. Incluso por parte de personas. Che dicono di sé. Che dicen de sí. Che mai farebbero del male a un animale. Che nunca harían mal a un animale. Quindi bisogna mettere a fuoco questa grande contraddizione che c'è. Entonces es fundamental focalizar esta enorme contradicción que existe. Tra il nostro ritenerci rispettosi degli animali. Entre nuestra idea de que somos rispettosi de los animales. E quello che normalmente, quotidianamente facciamo loro, senza essere. E lo che tutti i giorni facciamo in contro di loro. Allora, per rendersi conto di come è possibile questa enorme contraddizione. Entonces, para entender cómo es posible esta enorme contradicción. Bisogna andare a studiare questo fenomeno. Tenemos que estudiar este fenómeno. E mettere in luce tutti i meccanismi psicologici. Focalizzare i meccanismi psicologici che permettono a questi miliardi di brave persone che permettono a esos miles di buenos seres humanos, buenas personas, di essere tanto crudeli nei confronti degli animali, di essere tanto crudeli con gli animali. Io credo che la psicologia abbia tantissimo da dire a questo. Io credo che la psicologia tiene moltissimo che dire a queste persone. E credo anche che sia colpevole di una grande dimenticanza. E credo al mismo tempo che la propria psicologia è culpabile di un grandissimo olvido. Perché tanto la psicologia si occupa delle relazioni e della crudeltà e della violenza. Bueno, porque así como la psicología se ocupa tanto de la crueldad y de la violencia, ma dimentica nel farlo le specie che non sono quelle umane. Pero al mismo tiempo olvida las especies que no son las especies humanas. Quello che io ho cercato di fare anche in questo libro. Lo que yo intento hacer en este libro è stato quello di usare quei meccanismi. Es usar esos mecanismos que son stati messi a fuoco dalla psicologia que descubrió la psicología nella sua interpretazione delle relazioni umane en su interpretación de las relaciones humanas e di fare quello che finora è stato fatto poco o per nulla y hacer lo que hasta hoy casi nadie ha hecho. Cioè
cioè di usare gli stessi meccanismi per interpretare la crudeltà nei confronti dei animali. Sí, usar esos mismos mecanismos que la psicología emplea para entender la violencia entre seres humanos, aplicarlos a la violencia que los seres humanos ejercen contra los animales. Incomincerei per passare in rassegna, devo dire che Raul lo ha già fatto in grandissima parte nella sua presentazione. A pesar de que Raul ya lo hizo en su presentación, voy a intentar analizar un poco. Però credo, o perlomeno mi fa piacere prendere il discorso ed ampliarlo. Eso es mecanismo, pero me gusta la idea de retomar el discurso de Raul y ampliarlo. Perché è fondamentale per la comprensione del nostro rapporto con gli altri animali. Perché è fondamentale nella comprensione della nostra relazione con gli altri animali. Comincio da una osservazione. Empiezo osservando lo seguente. Siccome il male che noi facciamo agli animali senza esserne consapevoli. Questo che è il male che noi ejercemos contro gli animali senza essere conscienti di ello. È collegato prima di tutto all'alimentazione. Se encuentra relacionato in primo luogo con l'alimentazione. Perché questa coinvolge miliardi di animali. Perché involucra a miles de millones de animales. Allora è proprio nel nostro rapporto con l'alimentazione. Entonces es precisamente en nuestra relación con nuestra alimentación. Che possiamo cercare il bandolo della matassa. Entonces podemos encontrar el origen del problema. E uso per cercare di spiegare questa cosa. Para explicar esto voy a emplear. Un termine che è stato introdotto recentemente. Un termine che recentemente introdujo. Che è stato introdotto recentemente da una psicologa statunitense. Por parte di una psicologa norteamericana. Che si chiama Melanie Joy. Melanie Joy. Che parla di carnismo. Che parla di carnismo. Lei ha inventato, introdotto questo neologismo. Ella inventò questo neologismo. Che è qualcosa di diverso dal semplicemente dire mangiamo carne. Che è algo ligeramente differente di sencillamente decir comemos carne. Quando si parla di carnismo. Quando si parla di carnismo. Ci si riferisce a un'ideologia. Nos referimos a una ideología. È un'ideologia in cui siamo immersi. È un'ideologia in la quale nos encontramos sumergidos. Che ci fa ritenere che il mangiare carne e tutti i prodotti di origine animale. Che non fa pensare che comer carne e tutti i prodotti di origine animale. Sia naturale, normale e necessario. Sia naturale, normale e necessario. Siamo immersi in una cultura. Stiamo sumergidos in una cultura. Che ritiene appunto normale, naturale, necessario. Che considera normale, necessario. Mangiare prodotti di origine animale. Comer prodotti di origine animale. E quindi non fa un esame approfondito a questo proposito perché è tutto scontato. E entonces non si interroga sobre este fenomeno perché todo parece evidente. È un sistema di credenze. È un sistema di credenze. Da cui derivano tutta una serie di pratiche. Del quale derivano una serie di pratiche. È un'ideologia di cui non siamo nemmeno consapevoli. È un'ideologia della quale ni siquiera siamo conscienti. Incredibilmente, è l'essere vegetariani o vegani che manda un fascio di luce sul carnismo. Increíblemente es el ser vegetarianos o veganos que arroja luz sobre el carnismo. Porque ci fa vedere. Porque nos hace ver que nuestros actos. Que nuestros actos. Che i nostri atti, che noi riteniamo normali, naturali e necessari, sono invece frutto di scelte. Che i nostri atti che consideriamo normali e necessari sono, in cambio, il prodotto di una opzione. Non si tratta
tratta di normalità, quindi... Non si tratta intorno di algo normale. Ma di un'ideologia. Sino di un'ideologia. Ed è un'ideologia fortemente violenta. E è un'ideologia fortemente violenta. Perché per essere tenuta in vita... Perché per che pueda seguir esistiendo... Mette in luce in continuazione, mette in atto in continuazione delle terribili crudeltà. Pone in pratica continuamente una crueltà terribile. Possiamo dire questa cosa, che se è vero che siamo immersi nel carnismo, possiamo dire che se per un lato è vero che siamo sommettidos al carnismo, abbiamo però bisogno di una serie di meccanismi. Tenemos al mismo tiempo la necesidad de una serie de mecanismos che ci permettono di fare quello che facciamo, che nos permiten seguir haciendo lo que hacemos sin tener sentido de culpa. Si tratta di quei famosi meccanismi di difesa. Se trata de esos famosos mecanismos de defensa. Quelli che prima Raul ha enumerato. Los que anteriormente Raul enumeró. E va precisata questa cosa. Y quiero precisar esto. Quando si parla di meccanismi di difesa. Quando si habla de mecanismos de defensa. Ci si riferisce a dei meccanismi. Nos referimos a mecanismos. Che entrano in atto senza che noi lo decidiamo. Che operano sin que nosotros lo decidamos. Diciamo così in automatico. Digamos automaticamente. E che si chiamano di difesa. Y que se llaman de defensa. Perché ci difendono dall'angoscia che ci sommergerebbe. Porque nos defienden de las angustias, de la angustia en la cual nos encontraríamos sumergidos. Se fossimo invece consapevoli di tutto quello che sta succedendo. Si fossimo conscienti di quello che sta passando. Il primo di questi meccanismi. Il primo di questi meccanismi. È la cornice cognitiva. È il marco cognitivo. In cui inseriamo l'idea stessa di animali. Nel quale colloquiamo la idea misma di los animali. La domanda da porsi è: cosa sono per noi gli animali? La pregunta che tenemos que hacernos es: ¿qué son para nosotros los animales? Gli animali per noi, purtroppo, sono considerati alla stregua di cose. Los animales, desafortunadamente, son para nosotros similares a objetos, cosas. Noi siamo inseriti in una cultura fortemente antropocentrica. Estamos sometidos a una cultura fuertemente antropocéntrica. Noi siamo convinti di essere come esseri umani al centro dell'universo. Creemos que como seres humanos estamos en el centro del universo. E non c'è verso di schiodarci da questa posizione. Y no hay manera de movernos de ahí. Sono successe molte cose nel corso dei millenni. Sucedieron muchísimas cosas en el transcurso de los milenios. C'è stata la rivoluzione copernicana. Hubo la rivoluzione copernicana. Che ci ha detto che noi non siamo al centro dell'universo, ma solo un pianeta che gira intorno al Sole. Che nos dico che in realtà non siamo al centro dell'universo, sino che siamo un pianeta che dà la vuelta alrededor del Sole. C'è stata la rivoluzione darwiniana. Hubo la rivoluzione darwinista. Che ci dice che non siamo stati creati da Dio, ma discendiamo dalle scimmie. Che nos dice che non fuimos creados por Dios, sino che descendemos de los simios. C'è stata la rivoluzione freudiana. Después hubo la rivoluzione freudiana. Che ci dice che esiste l'inconscio. Che nos dice che esiste l'inconsciente. E non siamo nemmeno padroni dei nostri pensieri. Y ni siquiera somos dueños de nuestros pensamientos. Ma nonostante queste tre grosse ferite narcisistiche, a pesar de esas tres heridas narcisistas, continuiamo a pensare di essere il meglio dell'universo. Seguimos pensando que somos lo mejor del universo. E riteniamo che tutto quello che non è umano, y consideramos que todo lo que no es humano, non solo è diverso,
diverso, questo sarebbe giusto. Non solamente è diverso, lo quale è corretto. Ma lo riteniamo inferiore a noi. Sì, no, che lo riteniamo inferiore. E ci mettiamo nei confronti degli altri in ubichiamo con rispetto allo demar in una posizione di superiorità. Non possiamo dimenticare. Non possiamo olvidare. Che le tre grandi religioni monoteiste. Che le tre grandi religioni monoteiste. Cristiana, ebraica e musulmana. Cristiana, ebraica e musulmana. Sostengono questa idea. Sostiene questa misma idea. Perché l'uomo sarebbe fatto a immagine di Dio, l'uomo avrebbe l'anima. Perché e l'uomo supposto sarebbe fatto a immagine di Dio, tendria alma. Non possiamo però dimenticare. E los demás seres viventes no, però al mismo tempo non possiamo olvidare che queste religioni non sono le uniche possibili. Che queste religioni non sono le uniche possibili. Che altre religioni. Hay otras religioni. Che si sono sviluppate a contatto con la natura. Che si desarrollaron al contatto con la naturaleza. Hanno inserito gli animali nel loro universo. E che insertarono gli animali nel suo proprio universo. Quindi, noi, quando ci riferiamo all'uomo come al centro dell'universo, de tal manera che quando nosotros nos referimos al ser humano come al centro dell'universo, prendiamo come universale una teoria che è assolutamente relativa. Tomamos como universal un punto di vista che è assolutamente relativo. E che è messo in discussione, per esempio, dal jainismo piuttosto che dal buddismo. E che ha sido puesto in discussione, per esempio, per il jainismo o per il buddismo. Oggi si parla di antispecismo, come ha introdotto prima Raul. Poi, come diceva antes Raul, si parla di antispecismo. Che in fondo offre dei concetti analoghi a quelli di alcune religioni orientali, se vogliamo fare questo paragone. E al fin e al cabo offre alcuni punti di vista analoghi a che sostiene differenti religioni orientali. Perché l'antispecismo nega che una specie, la nostra. Perché l'antispecismo nega che una specie, la nostra. Si possa considerare portatrice. Si può considerare portadora. Di diritti superiori alle altre specie. Di diritti superiori alle altre specie. Di portadora di diritti superiori a altre specie. Esatto. Quando si parla di antispecismo. Quando si parla di antispecismo. E si dice quindi che la nostra specie non è superiore alle altre. Si dice entonces che la nostra specie non è superiore alle altre. Sembra sempre di dire delle cose rivoluzionarie e inaccettabili. Parece che stiamo parlando di cose rivoluzionarie e inaccettabili. Parliamo di cose invece che sono già state esposte da religioni orientali. En realidad estamos hablando de cosas que ya fueron expuestas por las religiones orientales. Ma che sono state anche riprese anche in Italia, ci fu Giordano Bruno. Y que en realidad incluso en Italia hay personajes como Giordano Bruno. Il quale sosteneva. Quien sostenía. Che l'universo non ha un centro, quindi l'uomo non occupa nessun centro. Que el universo no tiene centro, entonces el hombre non occupa nessun centro. Purtroppo fu bruciato sul luogo. Sin embargo, desafortunadamente lo quemaron vivo. E oggi stiamo a riparlare delle stesse cose come fossero dette per la prima volta. Y hoy seguimos hablando de lo mismo como si fuéramos los primeros en decir esas cosas. Dicevamo che gli animali nella nostra concezione sono spesso equiparati alle cose. Decíamos que los animales en nuestra concepción son a menudo comparados con las cosas. Questo è dimostrato ogni giorno dai fatti. Esto se puede comprobar día tras día en los hechos. Ma anche il linguaggio ci mette del suo. Y incluso lo podemos ver en el idioma, en el lenguaje. Ricordiamo per esempio. Recordemos, por ejemplo, que en el lenguaje borsístico, que en el lenguaje de la bolsa de valores, gli animali sono chiamati commodities.
Los animales son llamados mercancías. Exactamente como las materias primas. Igual que las materias primas. L'oro, il ferro, il oro, il fierro. E ricordiamo anche che ricordiamo anche la svalutazione degli animali. La svalutazione degli animali. La devaluazione degli animali è sostenuta dal linguaggio. È sostenuta per il linguaggio. Noi usiamo l'epiteto di animale e di bestia. Nosotros usamos la definición de animal y de bestia para ofender a qualcun altro. Para ofender a alguien como un insulto. È normale in Italia, immagino anche in Messico, che anche i titoli di giornali. Es normal en Italia y me imagino también en México que incluso los títulos de los periódicos. A volte si trovino frasi del tipo non è un uomo, è un animale. A veces digan cose del tipo no es un hombre, es un animal. Quando si vuole sottolineare. Quando si quiere subrayar. Il fatto che qualcuno ha compiuto delle azioni particolarmente deprecabili. El hecho de que alguien llevó a cabo acciones especialmente deprecables. Bisogna stare attenti a questa cosa. È necessario tener cuidado con este lenguaje. Perché il linguaggio esprime delle idee. Porque el lenguaje expresa ideas. Ma contestualmente plasma la realtà. Pero al mismo tiempo plasma la realidad. Il linguaggio è il luogo della falsificazione delle informazioni. El lenguaje es el lugar de la falsificación de las informaciones. E quindi delle idee. Y entonces de las ideas. Le nostre parole mentono per noi. Nuestras palabras mienten por nosotros. Vi ricordo a questo proposito. Les recuerdo en este aspecto. Che per esempio degli epiteti di origine animale. Que por ejemplo algunos insultos de origen animal. Sono sempre stati usati durante le guerre antiche e moderne. Siempre fueron usados en las guerras antiguas y modernas. Per insultare il nemico. Para insultar al enemigo. E sono state usate espressioni quali. Se emplearon expresiones como por ejemplo. Cani rognosi. Perro rognoso. Topo di fogna. Rata de scusado o algo así. Scarafaggi, pidocchi e quant'altro. Pidocco, scarabato, cucaraccia. Per insultare l'altro. Para insultar al otro. In modo tale da sollevare istinti aggressivi contro il nemico di turno. Para con el objetivo de provocar insultos sentimientos agresivos contra el enemigo de turno. Se vogliamo citare gli ultimi esempi. Si queremos citar los últimos ejemplos. I Tutsi que fueron masacrati dagli Hutu en Ruanda nel 94. Los Tutsi que fueron masacrados por los Hutus en Ruanda en 1994. Vennero continuamente chiamati scarafaggi dalle trasmissioni radiofoniche. Continuamente se les titulaba de cucarachas en las transmisiones radiofónicas. Gheddafi, il leader libico. Gheddafi, il leader di Libia. Nella guerra civile di un paio d'anni fa. En la guerra civil de hace un par de años. Definiva costantemente topi drogati i suoi nemici. Definía constantemente ratas drogadas a sus enemigos. Cioè, dobbiamo riflettere su questa cosa. Tenemos que reflexionar sobre estos hechos. Se l'altro. Si el otro. Appartiene a un gruppo. Pertenece a un gruppo. Che noi consideriamo sfavorevolmente. Che nosotros tenemos en escasa opinión. La sua sofferenza. Su sufrimiento. Non genera empatia. No genera empatia. Questo è esattamente quello che noi facciamo con gli animali. Y es exactamente lo que hacemos contra los animales. Li svalutiamo costantemente. Li svalutiamo. Los devaluamos constantemente. Lo
mente e in questo modo, y en este modo non sviluppiamo empatia nei loro confronti e possiamo sottometterli a tutte le crudeltà. Non abbiamo nessuna empatia hacia ellos y por lo tanto podemos someterlos a todas las crueldades possibili. È quindi necessario un nuovo modo di raccontare anche gli animali. Entonces es necesario descubrir una nueva manera de relacionarnos con los animales. Invece noi continuiamo a trattarli come contenitori di cattiverie e nefandezze. En cambio nosotros seguimos tratándolos como contenedores de maldades y perversión. Pensate per esempio al come si parla del maiale. Piensen, por ejemplo, cómo se habla del cerdo. È descritto costantemente come un animale sporco. Se habla de los cerdos constantemente como de animales sucios. Grasso, preda degli stili.